ruolo che sarà deputato all'accoglienza e allo smistamento delle persone che arriveranno qui a Genova. Siamo all'inizio del nuovo secolo e un insieme di soggetti che diventano, possono arrivare a essere uno dei vari poteri a livello globale. E vi è l'entusiasmo. Stiamo mettendo in discussione l'intera impostazione di questo sistema economico che da 5 secoli è organizzato esclusivamente per... Lo slogan era Un altro mondo è possibile ed era infatti il movimento alter globalista. Era un movimento internazionalista e alter globalista che voleva un'altra globalizzazione. My name is Nora, I'm 18, I'm from Germany. Sono belga, sarò nel corteo dove si divertire di più, forse dove c'è la musica. A Genova è un grande movimento globale che prova a dire che vengono prima la terra, viene prima l'acqua, l'aria, vengono i giovani, vengono i ragazzi, vengono i lavoratori, vengono i diritti. La cosa più bella di quel movimento era che insieme c'erano persone che insieme non ci sarebbero mai state se non ci fosse stata la volontà collettiva di cambiare. Quel movimento aveva tante ragioni, poi aveva anche al suo interno contraddizioni, però le idee di fondo erano assolutamente valide ed è la ragione fondamentale per la quale lo hanno represso in modo violento. Una simile poteva essere prevedibile in altre latitudini, senza dubbio non era prevedibile a casa nostra. E trovarsi in un contesto dove improvvisamente capisci che tu sei il nemico delle forze dell'ordine e non hai fatto nulla per esserlo, ti assicuro che è veramente un cambiamento di prospettiva. Nessuno della nostra generazione era abituato a una situazione del genere. Via di qui! La totale assenza di qualsiasi certezza di regole, di appiglio democratico, e questo è stato, come dire, un'esperienza che ha segnato evidentemente profondamente la mia vita, ma quella di tutte le persone che hanno partecipato agli eventi di Genova. Operativo da Gamma 3, stiamo caricando il corpo. 103 con i 100 carabinieri da Corso Torino urgentemente stazione. Lasciate perdere qualunque cosa, andate direttamente alla casa dello studente che li prendete da sopra e li massacriamo. Quello fu un modello di gestione dell'ordine pubblico di fatto del tutto politico. Ebbi un'impressione che sulla città fosse scesa una cappa grigia. Si commise il primo errore, quello di lasciare la città e ai poliziotti da sola e dai manifestanti, ai manifestanti pacifici e agli scontri, e questi scontri che peraltro non riguardarono mai la zona rossa. Oddio, cazzo, sono... Oddio! No! No, porca troia! Carabinieri. Un'ambulanza velocissima in piazza Limonda. Piazza Limonda, cos'è successo? I carabinieri hanno fatto retromarcia, c'è un ragazzo con la testa sfasciata. Don Andrea Gallo la sera stessa disse: quella di piazza Limonda è un'imboscata, perché scappano, danno appunto l'idea ai ragazzi di dire abbiamo stravinto, li inseguono e nessuno più si preoccupa di quello che succede alle camionette. Siccome qui è arrivata una notizia da un'altra fonte che questo giovane sarebbe stato colpito da una sassata durante la carica nella mischia, da una sassata, sì. Tu che hai il morto davanti, sì. Che cosa evidenzi? Ha più ferite. Più ferite che vuol dire? Di che genere? Cioè, generale, più ferite vuol dire che è politraumatizzato. Queste sono cose vergognose che non possono e non devono succedere. E se archivi e non vai a scoprire quello che c'è,
allora le cose peggiorano. La polizia irrompe tra gli anti G8 a caccia dei violenti, 92 arrestati, 56 feriti. Polemiche sulla durezza del blitz. A regolari minuti di distanza esce qualcuno in via orizzontale. Con sangue fresco, è molto chiaro, è diverso il sangue fresco dal sangue di un giorno o due, con gente sicuramente inerme. Assaltare la Diaz e fabbricare prove false è stato qualcosa che si è potuto fare a livelli più alti di un semplice agente. Venne avviata un'indagine che riguardò la sola polizia di Stato, tra tutte le forze di polizia dell'epoca, che fu più una ricerca di responsabilità da offrire all'opinione pubblica. Purtroppo la storia non ammette repliche, ma il presente può essere vissuto avendo come monito perenne queste sciagurate vicende, facendo sì che non abbiano più a ripetersi. Non è finita qua! Oh! Non è finita qua! Non è che ci manderanno via da Genova in questa maniera! Non è finita qua! Genova poteva essere in qualche modo la chiave di una ripartenza. Potevi già fare un bilancio critico dei fallimenti della sinistra degli anni 90 e penso che tante delle questioni che sono oggi aperte sono anche figlie di quegli sbagli. Avere ragione ma non riuscire a canalizzare queste ragioni all'interno delle decisioni politiche tanto a livello nazionale come a livello internazionale. Noi siamo stati ritenuti dei nemici dalla destra e degli avversari dalla classe politica uscita dai partiti democratici di questo paese. C'è una famosa fiaba, no? Quella in cui si dice che il bambino dice che è il re è nudo. La differenza che c'è tra la fiaba e la realtà è che mentre nella fiaba tutti capiscono che quel segno di innocenza era un elemento di realtà, invece è come se a quel bambino lo avessero incarcerato per dire: ma cosa stai dicendo? Il re è vestito. Ed è vestito anche bene.